Un creator avventuroso, simpatico e brillante. I suoi tatuaggi sono spesso fatti d'impulso o per suggellare una bella esperienza. Mike ascolterà tutto, trasformando il suo racconto in una nuova illustrazione. Scopriamo i tatuaggi di Ale Della Giusta. Ciao, sono Ale e oggi vi racconterò i miei tatuaggi, che sono stati fatti tutti così, al volo, distinto, perché mi piace moltissimo e credo anche di rendere di più in situazioni in cui sono sotto pressione, con le spalle al muro. Anche i miei video sono così, avventure pensate, girate e montate. Mi viene un'idea, prendo, vado, senza sapere cosa succederà, succedono cose belle. Partiamo col primo, l'aereo. L'ho fatto a Barcellona quando avevo circa 16 anni, eravamo in vacanza in una comitiva di amici, tutti quanti ci siamo fatti questo piccolo aeroplanino. Io l'ho fatto sulla caviglia che punta verso l'alto e avevo messo il brevetto, che era l'unico che poteva farlo verso l'alto, un po' perché comunque c'è quella cosa di tatuaggi tutti diversi, sono più carini, non mi sarebbe piaciuto avere una cosa uguale agli altri, e poi perché era da tanto che volevo farmi un tatuaggio. La mia prima idea era appunto di fare qualcosa che puntasse verso l'alto. Ero molto fissato con le cose motivazionali, così le due cose si sono unite e quindi l'aereo che punta verso l'alto. Il secondo tatuaggio che ho fatto invece è questo qua. Un tatuatore molto conosciuto nella mia zona aveva messo una storia su Instagram dicendo che gli avevano dato buca per un tatuaggio per il giorno dopo. Io gli ho scritto perché anche quel tatuaggio era una cosa che avevo in mente da moltissimo tempo, perché c'è questo ragazzo che si chiama DeMar J. Smith Jr., una cosa del genere, che aveva fatto un video che era diventato super virale. Diceva che bisognava essere e gli squali dell'oceano, non i pesci dell'oceano. Sono 16 pesciolini più uno grande, perché il mio numero preferito è 17. Da piccolino, quando giocavo a basket, era il numero che mi avevano assegnato, e c'è un po' questa cosa del fatto che 17 porti sfiga, quindi mi sono affezionato a questa cosa per proteggere il mio numero e me lo sono tenuto per sempre. Un'altra cosa che lo distingue è il fatto che sia proprio la scritta, sì, lo squalo dell'oceano, che è la cosa che diceva maggiormente nel video il ragazzo, a formare lo squalo, che va controcorrente rispetto agli altri pesciolini, perché questa è anche una cosa che mi piace molto, andare controcorrente, distinguermi dagli altri. Poi un po' per ridere, perché quando fai un tatuaggio gli altri vengono da sé, ne ho fatto uno un po' più, diciamo, simpatico, goliardico, infatti l'ho messo qua, che è un po' nascosto, di un rotolo di carta igienica con su scritto Your Opinions, fregarsene delle opinioni degli altri, che poi non è nemmeno una cosa giusta al 100%, perché ci sta a ascoltare le opinioni delle altre persone, però quando sono insensate e non costruttive ci puliamo il culo. Poi, mentre ero in America, avevo appena iniziato a fare video su YouTube, ero a Los Angeles e volevo fare un tatuaggio lì. Stavo camminando vicino alla Walk of Fame, dove c'è questo studio molto famoso, dove hanno girato anche il programma LA Inc. Ho visto lo studio e ho pensato, perché no? E allora mi sono tatuato, why not? In inglese, perché no? È il motto anche di Russell Westbrook, che è uno dei miei giocatori preferiti, che gioca in NBA. Lui è estremamente energico e quindi, per rappresentare questa scossa di energia che trasmette, ho rappresentato il punto interrogativo con un fulmine. Sul polso ne ho tre, fatti tutti lo stesso giorno. Il primo che ho fatto è questo, è la scritta Now, come se fosse l'orologio digitale, per ricordarsi che il momento che conta è adesso. Già che c'ero, ho anche fatto questo gufetto che rappresenta il brand di Drake, si chiama OVO, October's Very Own. Lui è nato ad ottobre, io sono nato ad ottobre, ho fatto questo. Ha una canzone per qualsiasi stato d'animo. Ho fatto anche questo cactus qua. L'idea iniziale era per Travis Scott, e il suo marchio si chiama Cactus Jack, lui si chiama Jack, quindi c'entra il cactus in qualche modo. Con la lunetta, perché è la mia canzone sua preferita, che dice She said where we're going, I said the moon. Lei mi chiede dove stiamo andando, io le dico sulla luna. Un altro motivo per cui ho fatto il cactus, per mio fratello piccolo, che era in un periodo in cui scherzavamo molto sul fatto che andasse a mettere le mani nelle piante, e l'unica piantina che c'era era il cactus, allora fatto così. Anche questi due tatuaggi qua li ho fatti lo stesso giorno, alla fine del Java Beach Party, che è un'avventura pazzesca. Il primo è questa maschera, che hanno fatto
tutti quelli che volevano fare, che hanno partecipato, che hanno lavorato al Java Beach Party, e tutti in modo diverso. L'ha deciso lui, Giovanotti, e lo racconta nel mio video perché adesso non me lo ricordo bene. E per non rischiare di dimenticarla, ho fatto pure questo cagnolino qua. La mia idea era all'inizio di farmi tatuare da Giovanotti, ma non è riuscito a farlo e quindi mi sono accontentato di un altro Lorenzo, Favij, che ha disegnato questo punto cagnolino. Fa anche un po' cagare, è un bel ricordo. Il prossimo tatuaggio è quello che ho fatto a Radio DJ, ero ospite da Wad e lui mi ha detto: facciamo un gioco, ti faccio delle domande e se tu non sai rispondere c'è una penitenza. Fatto il gioco, mi ha fatto delle domande impossibili, io non sapevo rispondere appunto, e quindi dovevo fare la penitenza. Devi tatuarti. Ecco qua il cartellone pubblicitario di Radio DJ del 2021. Mi amputerò la caviglia. Per ultimo ho fatto questa cosa qua, che è una rappresentazione del giochino, quello che col coltello non devi tagliarti le dita, proprio sono le mie mani insomma che fanno questo gioco, con scritto no fear sulla mano, per dire che non ho paura di niente. L'ispirazione di questo tatuaggio mi è venuta da una cosa molto particolare, intensa, che mi è successa, che però purtroppo ora almeno non posso raccontare, ma non vedo l'ora di farlo e prometto che prima o poi lo farò. Ciao Ale, tu mi hai raccontato, ti poni sempre con le spalle al muro. Funziona, però ci può portare anche a fare delle scelte di cui te ne penti. I due tatuaggi che voglio prendere ad esempio sono il tatuaggio del Giova e il tatuaggio di Radio DJ. Il tatuaggio del Giova è quello che vedo più positivo, parla di un'avventura potente e bella che è stato il Giova Beach Party, mentre il tatuaggio di Radio DJ è stata sempre anche questa una cosa istintiva. E questo tuo modo di vivere è bello, però c'è anche il suo rischio. Tu ti sei tatuato uno squalo, lo squalo è quello che si mangia tutti, non starebbe mai con le spalle al muro. Ti sei tatuato tutte cose da sognatore, ti sei tatuato un fulmine, il fulmine te lo sei fatto per rappresentare questa energia che tante volte serve, e se ci pensi molte volte serve molta più energia nel intraprendere una scelta sensata, ragionata, che stare con le spalle al muro, perché stare con le spalle al muro ti mette in quella condizione, devi agire subito, ma quell'energia forte è quell'energia che devi mettere quando devi combattere con un qualcosa, quando non riesci a dormire la notte perché stai affrontando una nuova avventura, ci stai ragionando, ci devi sbattere la testa, non sai come uscirne, quell'energia che tante volte può servire e che probabilmente ti sei tatuato. Andiamo non più sui miei appunti, ma andiamo a spiegarti la mia illustrazione. Ho voluto fare proprio il contrario estremo di quello che mi hai raccontato tu, ossia dalle spalle al muro girare questo uomo verso il muro. Ti giri e guardi attraverso e guardi oltre e guardi nuovi orizzonti, che è l'America, che è la Luna, che è puntare in alto, e sono quelle nuove idee che potresti creare e fare e spero di vedere nei tuoi canali. Certo. È tutto. E adesso quindi penso che l'unica cosa che rimane è farti vedere la mia illustrazione. Non vedevo l'ora. Eccoci. Spero che ti piaccia. Questa è la mia illustrazione per te. Bello. Io ho un tatuaggio sul viso che sono tre puntini, l'avevo fatto perché dipingevo, facevo dei quadri, volevo firmarli in un modo particolare, allora mettevo i tre puntini nei quadri, sui volti, e un po' come se ci fosse un po' il mio. Ho deciso di rivoluzionarlo nel tatuaggio con la tua illustrazione. Praticamente lo voglio mettere solo nelle illustrazioni che, come in questo caso, non si fermano qui, ma l'idea è che io ti lascio in mano questa nuova consapevolezza e questa nuova idea, e poi sarai tre puntini come per dire bellissimo. E quindi sarai tu che deciderai cosa farne, se utilizzare il mio consiglio, se non farlo o se fermarti qui. Questo è tuo. Grazie mille, davvero, molto bello. Grazie a te. Grazie Ale per averci raccontato le tue avventure e grazie Mike per averle riassunte in una bellissima illustrazione. Noi ci vediamo al prossimo episodio.